Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla puntata numero 130 di Tintoria. Applauso. E vai. Alla mia destra, co-conduttore, bel ragazzo, persona ok, Stefano Rapone. E per cui fate un applauso, che facciamo finta che è per Rapone e in realtà è per Snodo, locale amico del podcast. Siamo molto contenti di essere approdati qua per fare Tintoria dal vivo. Stefano, come stai? 130 puntate, l'avresti mai detto? No. Neanch'io. 30 era pure troppo. 30 era troppo. 30 era 21 di troppo. Esatto. Invece 130. Invece, purtroppo siamo ancora qua. Già. Come stai? Niente. Bene. Fa caldo, anzi si sta un po' adesso meglio. Adesso si sta bene. Quindi meglio adesso. Meglio. Tu? Molto stanco. Molto stanco, vengo da 3 giorni molto provanti. Sono stato a un festival musicale molto divertente che si chiama Il Terraforma, di cui secondo me potremmo parlare in un'altra puntata quando... Perché a te piace molto la musica. A me piace molto questa cosa della musica. Della musica. E quindi sono stato là, però sono tornato adesso, sono molto stanco. Senti, secondo te, sì, come abbiamo fatto arrivare a 130 puntate? Grazie alla tua passione per la musica? No, non credo sia quello. Non è quello. Che altro potrebbe essere? Grazie a dei microfoni funzionanti? Sicuramente forse. Non grazie ai microfoni funzionanti. Ok. E allora quale sarà mai il comune denominatore che ci ha portato? Forse grazie a queste sedie dallo schienale a vista? No. Guarda, forse sì, forse sono le sedie. Forse sì. Forse sono le sedie. Ma non sono solo le sedie, sono ciò che le sedie sediono. Contengono. Con te a up, cosa c'è? Over the chair. Gli ospiti. Gli ospiti. Sicuramente non grazie a noi che abbiamo no, fatto certo. questa intro. Questa, io e Stefano facciamo improv. Sì. È andata bene? No, sì. sono gli ospiti che ci hanno permesso di arrivare a 130 puntate. Allora, forse, senza ulteriori indugi, io andrei a presentare l'ospite della puntata numero 130 di Tintoria. Signore e signori, per favore fate un grande applauso a Dado. Buonasera, eccoci qua. Voilà. Ciao. Ciao, benvenuto. Benvenuto a Tintoria. Sono quello più illuminato oppure sono più illuminati loro? No, penso più tu. Abbastanza uguali. Vedi, questa è la domanda omogenei. Di un vero professionista. Bene. Che comunque io... appena sale la prima cosa che nota fa me capire. Mi stanno a fregare o mi stanno... No, la luce è importantissima. Sì, certo. Dico quello che dico sempre, perché io lavoravo con dei musicisti all'inizio. Della mia carriera ed erano Dado le Pastine Brothers e io dicevo proprio no dicevo al fonico che vedi che ogni tanto dice ma che differenza c'è tra... facevo dei test per capire il grado di intelligenza che c'era nel musicista. Dice, che differenza c'è tra te illuminato e te senza luce? 50%. No, è zero. Se sei in luce la gente ti vede. Ti vede. Se non ti vede, se ascolta. Ti ascolta. La radio. Che cazzo, quindi che cazzo sei venuto a fare? Gli dicevo, cercavo di spiegargli ai musicisti. E loro proprio. Ma da fastidio. Cioè. No, quando è troppo forte da fastidio. E invece questa. Ma vattene a far culo. Questa è l'osservazione, un grande professionista. Pensa quando. No, io non sono un pensa quando il microfono salta ogni tanto. Infatti, io... chiedo. Visto... No, saltava ogni tanto che io... andava in muto. Lo dico perché poi, come sempre, Tintoria è il podcast della sciagura. Io sono qua dalle 18:30 a fare tutti i check. E prima non succedeva. Però non... Perché abbiamo pensato solamente alle luci, non abbiamo pensato al suono. Perché avevamo sentito questo tuo insegnamento. Esatto. Però il suono è abbastanza. Cioè, è il bello della diretta. Il suono. Se tu senti i film americani, tutte le volte c'è un microfono. Per far capire che c'è un microfono si sente il Larsen. Ah, per far capire, guarda, quindi, che sono live. Per far capire che è live. Quindi quello fa parte ormai, anzi la gente se l'aspetta.
perché sono stati educati intera generazione a guardare attraverso i film che il suono, la cosa che va via, l'arsene fa parte delle, quindi sono tutti contenti quando sentono un fonico, si incazza, uno si incazza, ma la gente era bello, è dal vivo, bello, Los Angeles, siamo vivi, vedi, quindi le luci ok, il suono no. Allora questo ci porta di corsa alla prima. Te non te convincono ste luci? No, ce n'è una che è puntata là. A che cazzo serve? Quella, se c'è un motorizzato e la potete veicolare, l'arca troia. Quella è stata montata. Ah, non sono proprio gestibili. Pensa, c'era una prima che andava da sola, si muoveva da sola. C'era una luce posseduta. L'abbiamo abbattuta. Sì. Abbiamo dovuto... Belle però queste, oh. Queste insomma. Queste sì, se vuoi, anzi, sposto così. Okay, arriva me. E vai. E vedi questo? Vedi. Allora, mi dirà, no, ma, ragazzi, tu dici non sono un professionista, no, ma tu senti la luce come... A me è capitato di lavorare con le lampadine e basta, quindi... Sai, guarda, è capitato anche a noi a Catania, non diciamo il nome del locale, però ci hanno messo le lampadine e noi siamo andati a fare scusa, ma non accendi, e fa no, oggi quello delle luci non lavora. Vabbè, perfetto, allora lavoriamo noi al posto suo. In catanese però te l'ha detto. Sì, non mi sento di fare il catanese perché ho paura. Però è andata. Dobbiamo tornarci, quindi. Non travaglia. Esatto, non... La luce non travaglia. Salutiamo Catania, città assolutamente amica. Senti, allora, visto che tu senti le luci in questo modo, sì. Sei, che tu voglio o no, un professionista. Un professionista però così crei delle aspettative. Sempre invece meglio partire dal basso. No, ma poi guarda, in teoria è anche il podcast delle aspettative basse. Quindi secondo me da quanti anni fai quel mestiere dell'intrattenitore? Credo, beh, per intrattenere già lo facevo in prima elementare, seconda, perché quando c'erano i viaggi con i viaggi, allora era un viaggio per un bambino, però si andava allo zoo safari che c'era a Fiumicino negli anni 70 e la mia scuola che era il Massimiliano Massimo, dove è andato Draghi, dove è andato Montezemolo, dove andava Magalli, poi c'è chi diventa Magalli e chi... E chi diventa purtroppo Draghi. Draghi. E chi diventa Dado, vedi. Però solo uno di questi ha fatto tintoria, quindi comunque esatto. Vedi che è una bella spilla da portare. E allora andavamo a fare questo viaggio allo zoo safari di Fiumicino e durante il tragitto c'era un microfonino del pullman e il maestro diceva se c'è qualcuno che vuole raccontare una barzelletta, una storiella, può venire davanti. E io invece di raccontare barzellette cantavo una canzone che è la canzone dei Gufi dedicata a Sant'Antonio e dicevo Sant'Antonio allo deserto, raccontavo tutte le storie che c'erano tra Sant'Antonio. A un certo punto la canzone diceva proprio Sant'Antonio lo prese per il collo e lo mise col culo a mollo, scuola dei preti. Le parolacce bandite ti sospendevano, venivi crocifisso in sala mensa, quindi io ero l'unico bambino ad avere la licenza per poter dire culo. Ah, bellissimo. Io potevo dire culo, In quel frangente, non è che no, poi potevi andare a scuola a fare culo, ma io ero quello che guarda, mi fermavano per i corridoi e dici guarda quello è quello che dice culo, quello, vedi, quello culo. Che può dire culo, ma te, beh, ce la fai, tipo ce fai la cosa, tipo come ti dicono, ce fai la battuta, no, ce fai la strofa. Antonio lo prese per il collo e lo mise col culo questa cosa. Mi ha fatto capire, mi ha fatto percepire quanto fosse esclusiva l'idea di fare qualcosa per il pubblico, intrattenere il pubblico, e quanti benefit avevi, quante anche fish, perché io ero diventato una classe VIP, cioè non c'era nessuno che al massimo, manco Draghi poteva di culo, no, mai detto. Poi culo lo può mettere nel culo in un secondo momento, dipende alla carriera che fa, però all'inizio non poteva dirlo. E io ho avuto questa grandissima sensazione già da bambino, poter dire delle cose che gli altri non potevano dire. Oh, e poi quindi c'è questa sensazione, dici ammazza, se faccio ridere o comunque se intrattengo le persone posso dire le cose che gli altri non possono dire. E quindi che percorso, cioè dici allora adesso io farò questa cosa qua. Poi la seconda cosa che mi è successa forse alle medie, che avevo un videoregistratore, uno dei primi negli anni 80, e
Italia 1 diede uno speciale su tutto Benigni e Benigni cantava la canzone dell'inno del corpo sciolto. Io, per una fatalità delle congiunzioni astrali, stavo col tasto rec in quel momento, perché era in seconda serata su Italia 1, terza serata, perché la seconda serata era la terza serata, insomma era molto tardi. E ho imparato a memoria l'inno del corpo sciolto, quindi la prima canzone. Quindi non solo ero quello che diceva culo alle elementari, ma poi alle medie sono diventato quello che diceva il bello nostro è che ci si incazza parecchio, chi che chiama addosso mertone, stronzone, la merda che ho fatto un upgrade dal culo totale alla merda in maniera proprio trasversale, sono andato e anche lì invece ho capito che poteva essere una professione. Ma sempre preti erano a scuola? No, era a scuola pubblica. Ah, ok, beh, allora devo dire che io dai preti sono passato alla pubblica, già alle elementari, perché i miei si sono separati, quindi non c'erano più i soldi per pagare la retta al coso, e sono passato dai crocifissi su tutte le pareti al primo giorno di scuola pubblica con il mio compagno di classe rimandato, bocciato, che ha iniziato a fare dei cazzi sul banco e poi ha detto, è arrivato il bidello e gli ha detto, bidello a scuola pubblica, senti come ho imparato che significa pubblico e privato, entra il bidello, va dal bambino e gli fa, e adesso guarda che hai fatto, adesso pulisci, gli dà l'alcol al bambino. E questo da solo ha messo l'alcol, ed essendo un bambino di Tormarancia, gli ha dato fuoco, e quindi io il primo giorno nella scuola pubblica ho visto, mi ricordavo i crocifissi e sono entrato direttamente nei cazzi fiammanti, sono passato bellissimo. Dai crocifissi. Questa è la, ma sono cose che, perché il linguaggio visivo è molto più importante, noi possiamo parlare, ma se loro vedessero veramente adesso un cazzo che prende fiamme, ma che cazzo, ma è molto di più, certo, di qualsiasi, sì, sì. A volte fa stand up, te bruci con un cazzo che si infiamma, è la cosa che ti ricorderai per tutta la vita, sì, no? La battuta di quello o di quell'altro. Un pene flambé potrebbe essere questa, sì, la prossima, sì. Sì. Non hai capito sto lunedì che ho fatto, c'era sto cazzo, bellissimo. Tutti vedono l'uomo torcia, invece il cazzo torcia. Non c'è una domanda, un passo indietro volevo fare un attimo, ma com'è il safari di Fiumicino? Cioè che ci sta? Allora ti spiego, in classe mia c'era il figlio del proprietario che era Muzio Sforza Pallavicini. Salutiamo. Tutti i cognomi questi o uno? Cioè... No, purtroppo uno era un nome, però devi scegliere te qual è, quello che ti piace di più. Muzio Sforza, era Muzio il nome. Ah, okay. Muzio Sforza Pallavicini, era il mio compagno di classe, e attraverso sta simpatia che c'era ci portava lo zoo safari, che non so manco dove stava, se esiste ancora, suppongo di no. C'erano animali liberi, però c'è, cioè, era lo zoo safari, entravi e c'era, era come quello di Fasano, no? Della Puglia. Ah, cioè quindi pure animali, cioè tipo i leoni ci stanno pure? Sì, no? c'erano tutti. Tu di che anno sei? 86. Vedi, era già finito, già flambé. Già l'avevo negli anni 70. E senti, invece, di nuovo fast forward, io purtroppo ho questa, tu quindi a un certo punto dici, allora, e Benigni lo so, sì, e Sant'Antonio il culo ce l'ho, però. E a un certo punto pensi, questa cosa potrebbe diventare, non dico una professione, ma una cosa che mo mi metto qua, vado in questo posto, provo a fare le mie cose, provo a esibirmi davanti a un pubblico. No, ma c'era anche un'altra cosa, che oltre a Benigni c'era un disco che girava per casa di Pippo Franco. Se ti ricordi c'era Cesso, certo. Sì. La canzone di Pippo Franco e altre, Bededè, che era un altro disco molto. E io da ragazzino imparavo a memoria questi testi senza sapere che significavano, quindi io magari ero un bambino da 5-6 anni, giravo per caso, oppure una volta mi ricordo che è successa una cosa, che io facevo le elementari e l'IBM aveva appena fatto il computer. E c'era un mio amico che c'era un negozio, un amico di famiglia, c'era un negozio, però era il computer che non aveva il tasto per andare a capo. I primi computer non avevano il brevetto dell'andare a capo, potevi scrivere soltanto. E io ho detto, se vuoi scrivere, scrivi. E scrissi una canzone di Pippo Franco, senza sapere che dietro di me c'era la vetrina
e le persone si fermavano a vedere cosa stesse scrivendo sto bambino. Quindi si era fermata una pletora di gente che tutti fa vedere, perché io stavo scrivendo signor, ho portato l'olio e dico fuori alla porta, entri, le facche ho fretta, la porta in faccia è aperta, la trovo sul divano, mutande reggipetto, il signor che fa balbetto, io sono un po' interdetto. Io non sapevo che cazzo significasse mutande, reggipetto, balbetto, il signore che ho portato l'olio, che era la canzone di Pippo Franco, e tutti dietro, ma che cazzo sta scherzo bambino, fa vedere, tutto su una linea sola così. E lì forse è stato il mio primo spettacolo, che c'ho più gente di voi stasera, c'era più gente davanti alla vetrina dell'IBM da allora, sia per vedere il computer sia per vedere che cazzo serviva sto computer, cioè per scrivere signor, verbo mutande reggipetto, signor che fa balbetto. Me lo ricordo, mai detta sta cosa, è la prima volta che la dico. Mi fate sentire molto. Stimolate i ricordi. E quindi, cioè, quando l'ha vista l'amico di famiglia, cioè, non ti ha detto niente, non è che ha detto questo. Chiamiamo i servizi sociali. Hanno visto la cosa e poi mi hanno staccato il computer. Detto, sai, sì, che c'è, cioè, siamo a fare la vetrina per l'IBM. Forse, no, forse l'IBM non vuole. Sì, le IBM, che erano, c'era la, era tipo verde lo schermo, le prime, non so se qualcuno se le ricorda, io ho 50 anni, quindi deve essere qualcuno per forza degli anni 70, nei primi anni 80 io sapevo evidentemente scrivere, quindi andavo a scuola, o forse scrivo male, magari sai, i bambini scrivevano N al posto della Z, perché io le vedevo, per me non faceva differenza. Ah, eri dis. Io scrivo, faccio l'S al contrario. Ah, ok. Da ragazzino. Poi mi hanno detto. Poi non è che mi dicevano è sbagliato, facevo. Guarda. Erano altri tempi. Guarda, non mi dicevano un cazzo. Dicevano, guarda. Così. Sta cosa mi dà ancora più fastidio che qualcuno mi desse un calcio nel culo. Avrei preferito, invece. Mamma mia. E rieccomi qua nel ruolo che ti chiede, sì. E poi a un certo punto, perché a me quello, cioè, a un certo punto no, perché sapere... dici io voglio provare a fare sta cosa ci voglio provare, perché quello è un momento secondo me chiave nella vita di un artista, di un comico, allora. Dici io ci voglio provare, fammi andare a vedere se vado in un locale a Roma con la chitarra e se allora, la gente si diverte. Il momento chiave è una cosa un po' brutta, vabbè. Fu in un villaggio turistico, io avevo 14 anni, quindi neanche dopo le medie, tanto, insomma, abbastanza dal primo liceo. E quindi avevo già un po' di cose mentalmente, sapevo a memoria delle cose, dei monologhi che mi ero studiato, di proietti. E stavo in un villaggio dove c'erano tutti animatori napoletani e io non sapevo quanto fossero permalosi. Gli animatori, esatto. Gli animatori. Certo. Quanto fossero sono loro, sono loro, sì. Pensa che se fai una pizza in un certo modo, che con l'ananas gli animatori rosicano in maniera... Non sapevo quanto fossero gli animatori. E quindi che cosa ho fatto? Ingenuamente andai sul palco il giorno dell'esibizione cliente. Quando si doveva, il giovedì si poteva esibire i clienti. Quindi con la chitarra, prima faccio un monologo dove prendo per culo tutti gli animatori uno per uno, quello del mini club, gliene dico 2, 3, 4, e poi faccio una canzone ed era una canzone che prendeva in giro, insomma, me stesso, insomma, dicevo una cosa che mi scappava la cacca e dovevo fare la cacca. Il giorno dopo i bambini del villaggio turistico cantavano le mie canzoni. Gli animatori hanno sentito dentro una lesa maestà, come per dire che tutti i bambini ricantavano le canzoni che avevo scritto io, che avevo cantato, e loro e hanno iniziato a vietarmi di salire sul palco. Bruttissimo. Quindi, no, lui sei già venuto la volta scorsa, non puoi salire, mi dispiace, non puoi salire così. E allora io ho iniziato a fare una cosa un po' più giusto da spocchio. Aspettavo che finisse tutto, è tutto buio, prendevo le persone, le riportavo, finito le cose, e facevo lo spettacolo io con la chitarra. Ma i bambini oppure no, anche no, davanti tutti? Agli adolescenti, lo junior club che c'era, e quindi facevo il doppio spettacolo dopo, all'insaputa degli animatori.
che penso a quel punto si sarebbero crocifissi proprio. E quindi quella è stata il primo, la prima esibizione proprio 14-15 anni dove ho capito che si poteva intrattenere, che c'era un range per tenere l'attenzione, che c'avevo quel fuoco per tenere l'attenzione, che era farsi guardare e farsi giudicare dal pubblico. Non è una cosa che uno ti insegna a scuola, non te la insegna nessuno, è una perversione. Cioè tu che fai questo mestiere, magari lo sto dicendo a loro, ma sto dicendo una cosa brutta per voi, cioè siete tutti un po' sociopatici. Sì, sì, questo è vero. Dei pervertiti. Sì, sì, sì. Cioè salire sul palco e farsi giudicare da gente, che potrebbe dire tutti, guarda quanto è grasso, guarda quanto sei ingrassato, guarda quanto è brutto, guarda, è tutta questa cosa, questa critica che la gente non è che c'ha tutta sta predisposizione a darti una pacca sulla spalla, quindi tutti è molto più facile mandare a quel paese, quindi salire sul palco e buttarsi al giudizio degli altri è una delle cose peggiori che uno possa immaginare di fare nella vita, perché la gente ti distrugge, quindi farlo fregandotene vuol dire che sei indeficiente. Di che sei un pazzo completo. Ma infatti io volevo dirti, ma tipo i tuoi in tutto questo, cioè ti incoraggiavano oppure dicevano ma che sta a fa? Mio padre, generale dell'aeronautica, mi diceva Gabriele, pensa alle cose importanti. Dobbiamo pensare, e per me però importante era lo spettacolo, la cosa. Quindi io ho pensato alle cose importanti per me, non per lui. Mia madre invece mi ha sempre sostenuto, perché non gli sembrava vero che dal suo utero fosse uscito fuori uno che faceva i canzoni, scriveva e intratteneva la gente. Quindi vengo da una famiglia di medici, militari, che improvvisamente è uscito fuori uno stornellatore, insomma, comico. E quindi 15 anni. E questo stornellatore a un certo punto... Te l'ho detto quando mi sono esibito. Sì. No, però lo step successivo, io, cioè quando sono diventato professionista. Esatto. Io ancora devo diventare professionista. Ancora mi pagano con le consumazioni. Cioè tu sono venuto qua ma la bottiglietta d'acqua. Però ti abbiamo chiesto se volevi una birra. Ho sì. Capito, ma io ho detto i soldi e mi hai dato la bottiglietta d'acqua. La bottiglietta d'acqua. Però guarda, l'acqua comunque ultimamente sì, un paio vale tanto. Vale tanto. No, però veramente, cioè, anche in quello che sembrava essere il mondo dei professionisti, almeno nei locali di Roma, ti davano il succo d'ananas con l'ombrellino per arrivare all'olivetta, poi nel succo d'ananas. Sembrava un upgrade, invece faceva schifo. E com'erano? Cioè, che locali c'erano? Che tu andavi là e dicevi, oh, io ho ste canzoni, secondo me fanno ride, eccomi qua. E il problema no, diceva, ma te chi avevo un gruppo, avevo un gruppo che si chiama Dado le Pastine in Brothers, sì. Che è nato dentro la scuola. Cioè, serviva, dovevamo cantare la messa de Pasqua, serviva un gruppo, e quindi siamo nati come gruppo per la messa de Pasqua. Però a Pasqua io invece di cantare le canzoni da chiesa mi sforzavo di cantare canzoni di De André, di cantare di Gregori, quindi c'era sta messa e io cantavo Santa Lucia, una bella canzone, siccome c'era una santa dentro per me andava bene cantarla dentro una chiesa, certo. Oppure De André, Dio del cielo se mi vorrai amare scendi dalle stelle vienimi a cercare. E quindi, insomma, feci una messa un po' pop e lì piacque l'idea, anche perché tutto ciò che è pesante, è palloso, i giovani non la seguono. Io non sono mai stato per questo, ho smesso di andare in chiesa subito, dopo la comunione. Prima ancora prima. Della cresima? Sì, la cresima che cazzo ha fatto? Infatti tu non hai manco fatto il battesimo ancora prima, no, sì, quello. Però perché là è a monte, cioè se non ti battezzano, certo. I genitori dicono facciamolo crescere e poi decidi da solo. Lui, sì, poi una volta sì. Che ti fanno crescere è fatta, cioè nel senso non è che a 12 sì. Anni ti dicono allora ti ricordi tutti gli amici che quando te andavi in bici andavano a catechismo, lo vuoi fare pure tu? No, ok, fine. Però qualcuno ci sta perché poi ti danno i regali,
se ti fai la comunione. Quindi ci voglio... Stanno fanno la stessa cosa agli ebrei, facciamolo crescere e poi decide lui se circoncide. Se fare il pisello. Se ti danno un regalo, forse. Un bel regalo, comunque. Un bel regalo, certo. Un bel regalo, importante. Certo. Che cosa vuoi il regalo per la tua circoncisione? Vorrei un prepuzio, per favore, se fosse possibile. Questa poi la tagliamo, perché no, non è vero. Se può dire prepuzio, si può dire prepuzio. Quindi ammessa, quindi, ma il nome dato quindi nasce da questo, perché no, c'è era un gioco Gabriele e le Pastine Brothers. Poi siccome Gabriele era troppo lungo, già le Pastine Brothers diventava un manifesto lunghissimo, girava intorno al palo. E allora mi andai a fare un provino con il Talent Scout, era un locale, oggi è diventato un parcheggio, però all'inizio era un locale bellissimo a Via Alberico II, e c'era una regista, Nicoletta Costantino, e c'era Massimo Bagnato che già era interno, e io ho detto io faccio questo, ho portato 4 pezzi e lei ha detto balza bellissimo, no, ma tu devi lavorare con noi, guarda che i musicisti nostri a furia di venire tutte le sere, alla fine dopo un anno si sono comprati la macchina, quindi mi ha un po' ammaliato con l'idea del guadagno e lavoravamo tutte le sere. E poi lì Massimo Bagnato ha detto perché Gabriele e le Pastine Brothers, meglio Dado, così Dado e le Pastine fa una... E da lì è diventato Dado e le Pastine Brothers, insomma un caso, ma io ci stavo a girare intorno, insomma all'inizio mi volevo chiamare Gabriele Roma? Sì, come nome d'arte, perché piaceva comunque... l'idea di Roma per omaggio alla città, insomma. Però poi cioè, comunque sia una produzione artistica che se... neanche così caratterizzata da Roma. La mia no. All'inizio io pensavo invece di lavorare dentro, perché non sapevo che esistesse Bologna, che, cioè non sapevo che c'era. L'hai scoperta dopo. L'ho scoperta molto, molto, molto dopo. Pensavo, anche perché lavorare per tutti quelli che stanno a Roma, ma tu sei morto 3 volte prima che ti vedono tutti. Sono tanti, sì, tanta gente. 5 milioni di persone, che cazzo è? No, sicuramente non noi, come no, infatti. Certamente. Quindi, non quindi ha voglia ancora. Ma io mi piacerebbe lavorare solo a Roma, fare spettacoli in tutto raccordo anulare e basta. Se mi dicono firma, io firmo subito. Spettacoli solo a Roma. Oh. Stai bene. No, ma dopo, però te lo dico, dopo anni che ho fatto la trottola. Destra, sinistra, è più una questione di comodità, dici. Sì, sì. Si mi sono rotto abbastanza i coglioni di andare in giro per l'Italia e rivedere le stesse, cioè arrivo nei posti e dico ah questo, mi guardo intorno e vedo la serata, questa già ho fatta, sì, già ho visto, poi vedo il pubblico a Forlì, sono i stessi di Catania, sì, sì, già ho visto stesse facce, stessi modi di reagire, stesso linguaggio del corpo, cioè quello che sta così. Io pensavo fosse soltanto un paio di stronzi di Roma, no? Stanno così. E invece no, questi stanno pure, che ne so, in Friuli Venezia Giulia. Che è un linguaggio del corpo, come per dire io non ci volevo venire, ire. L'ho fatto solo per male, convinto lei contro voglia, oglia. E non si sa manco se stasera me la dia, ia, egna. E allora rieccomi qua a riportarti indietro a quando finalmente a un certo punto te inizi a fai provini per questo locale. Sì, Talent Scout. È esatto. Bella questa cosa che Massimo Bagnato comunque è il fautore del nome, cioè tipo un... Come si fa in produzione, quando c'è un problema devi dire il nome di un disco, devi dare un po' una canzone. Volare non era Volare di Modugno, la storia è che lui l'aveva scritta con Volavo. E Migliacci si è inserito e ha detto ma perché non la fai all'infinito, Volare? E per questo si è preso un po' di diritti, si hai della canzone. Ah sì? In più. Sì. Ah, bel colpo. Ho detto falla all'infinito. È cambiata da così a così. No, pensa certo. Volavo, non sa cagava nessuno. Invece Are, che dicono tutti, sai, quando viene uno straniero parla sempre all'infinito. Quindi sì. gli metti la canzone all'infinito, la canzone c'è tutta la vita. Infatti è così. Amico, volare. E quindi Massimo Bagnato ce la si ha sulle cose tue. Sì, secondo me la vorrebbe.
Salutiamo Massimo Bagnato che verrà prima o poi ospite del podcast. Non lo conosco, ma insomma, prima o poi, se continuiamo a fare puntate, cascherà anche lui nel tranello. Gli daremo un'acqua naturale a lui, naturale. E, no, e a che punto di questo percorso ti dicono: guarda, Dado, tu spacchi. Secondo noi puoi fare più di questo locale, secondo noi puoi fare Roma, secondo noi puoi fare l'Italia, secondo noi puoi fare la televisione. Allora, la televisione era un punto d'arrivo, cioè era come se fosse il sacro Graal, insomma, tutti quelli che facevano sto mestiere negli anni 80-90 dovevano per forza arrivare in televisione per consacrarsi. Qual era il punto di arrivo allora? Cioè, qual era il programma negli anni 80? Beh, negli anni 80 c'era Drive-In, e tutti quelli che non hanno fatto Drive-In venivano considerati e tagliati un po' fuori. Tant'è vero che la generazione di Claudio Bisio fece proprio un film, Paolo Rossi, sì, sì, per essere quelli che non avevano fatto Drive-In. Kamikazen. No, fecero un film, Kamikazen. Come quelli che erano stati, diciamo, paralleli a quelli che invece avevano fatto successo. E loro si sentivano inferiori, no? Un film pieno di rancore, sì. Bello. Paolo Rossi, Claudio Bisio, insomma tutta la panza pure albanese c'era, no? Non mi ricordo bene, per poi avere un riscatto in un secondo momento negli anni 90. E io negli anni 90 vidi Sulla Testa con Paolo Rossi e il circo, insomma c'era già Gino e Michele. Vidi i primi comici veri e propri, monologhisti, Aldo Giovanni senza Giacomo, perché all'inizio erano solo in due, e poi Paolo Rossi, Albanese. Ho detto: cazzo, ma questi fanno quello che mi piace fare a me, io voglio fare questo. E quindi ho fatto, mentre i miei amici guardavano Non è la Rai e si masturbavano, io invece guardavo Albanese e cercavo di ripetere: minchia signor, minchia, tu possa perdere la voce, ma non per sempre, che la voce ti ritorni in quegli sporadici momenti in cui spari dalle minchiate. E mi piaceva tantissimo anche la costruzione dei monologhi, delle battute, e lì ho detto: era ancora abbastanza giovane. Poi mi ruppi la gamba perché mi venne addosso stavo in motocicletta, mi venne addosso una macchina e stetti a casa parecchio tempo e quindi non andavo a scuola e ho avuto un sacco di tempo per dedicarmi alla musica, e scrissi una canzone che si intitola Mi sono rotto una gamba, che cazzo ridi. Te la faccio? Sì. Vai. Te la faccio? Sì, faccio. Io però non mi ricordo se me la ricordo, non so. Aspetta, ti prendo un'asta? Sì, l'asta per il microfono. Sì, sì, adesso. Io però non me la ricordo come faceva. Aspetta. Te lo reggo io, se vuoi. Beh, forse va anche infilato il. Tanto questo non tagliamo nulla di questa cosa. Tutto. Ok, me la ricordo. Arriva l'asta. Che podcast. Ok. Gli accenti sono un po' la Max Pezzali. Ve lo dico subito. C'avevo 16 anni, quindi. Ma te lo non faccio a te. Forse 17. Quindi gli accenti sono un po' la Max Pezzali, però fa così. C'è? Eccola, fa così. E questa rumba qua è per la mia gamba che si è rotta a metà e sola se ne sta nella sua camera. Quando vieni da me, vieni col pennare per scrivere il tuo nome. Pensi che la frattura sia una lussazione, e invece non lo sai, tu firmi e te ne vai, ridendo come sempre,
E beh, naturalmente non hai capito niente. Mi sono rotto una gamba, cazzo ridi. Mi sono rotto una gamba, cazzo ridi. Non mi entra la mutanda, cazzo ridi. Non so ballare la samba, che cazzo ridi. 16 anni per i miei compagni di bella, scuola. Bella, bellissima. Bellissima. Stavo a casa da sole. Bellissima. E i miei primi, proprio il mio primo test è stata proprio la mia classe, le prime canzoni, avevo scritto Vecchio professore, una canzone sul professore, una canzone quando si andava in gita, quindi ero quello che creava anche le ragazze, c'era una ragazza che mi piaceva, allora provavo a scrivere la canzone, c'era una ragazza che era la nipote di De Gregori, di Francesco, e per me era, io innamorato della canzone d'autore, quindi mi ero probabilmente innamorato di lei più che per lei come persona, ma per la parentela. E quindi cercavo di scrivere delle canzoni per attirarla. E metta lei mi fregava un cazzo dello zio, del me, quindi. Che era, e quindi poi c'aveva pure parentele francesi, quindi io studiai il francese per scrivere una canzone in francese a lei. No. Insomma, le ho provate tutte e poi ho capito che invece insomma, il cantautorato non era la mia strada, per quanto conosco molto bene le canzoni di protesta, i cantautori anche di persona. Andai addirittura a fare un'intervista a Guccini, a Claudio Lolli a Bologna, spacciandomi per un universitario che stava facendo una tesi di laurea sulla canzone d'autore e poesia. Quindi ero, in realtà c'avevo 16 anni, mi hanno fatto crescere la barba per sembrare più grande, sembrare credibile da Guccini e da Lolli a Bologna. Ma solo per parlarci così? Solo cioè. Per le domande non ci ho fatto un caso, loro hanno fatto le risposte. Io registravo, servito, nessuno si è mai laureato con le domande mie. Non ti è mai arrivato poi perché non c'era WhatsApp, il WhatsApp di Guccini, ho scritto: oh, ma l'intervista quando esce? Che era venuta bene, tu, stiamo sistemando le ultime. No, ma c'era sta cosa, c'era solamente. Io mi ricordo che Lolli, Claudio Lolli, con il coso, lo strada, no, strada, la cabina telefonica, e c'era dentro la cabina le pagine gialle per andare a vedere Lolli, e feci per esclusione, capito? Sapevo, ma avevano detto che Lolli abitava a via Indipendenza, e quindi sono andato a vedere Lolli Indipendenza perché c'era il numero, anche l'indirizzo, per esclusione ho trovato un'Anna Lolli a via Indipendenza. Oh, ci ho provato, chiamo, che c'è Claudio? Facevo la voce un po' sostenuta, no, perché sono venuto da Roma a fare delle interviste, ieri ho visto Guccini, quindi me la tirava. E lui mi accolse, dice: guarda, oggi non posso, però vieni domani. Quindi per me sono stati dei momenti di grande, io mi sentivo che stavo facendo un mio percorso, che probabilmente non è servito, cioè servito solo a me per essere più sicuro di me stesso, per andare a contatto con delle persone che per me erano dei miti. E quindi quando ho scoperto che in realtà erano dei socialisti e basta, tutti i miti, alla fine, tu ti incontri, sì. Tutti i miti sono socialisti. Stringi, che cazzo è? Oh, Vasco, ti amo, Vasco, stai una settimana. Oh, piacere, Craxi, ciao. E te ne vai. Salutiamo Vasco, quasi sicuramente non sarà mai ospite di questo podcast. Dopo questa cosa no. Però, prima sì, adesso che... Se volesse. No, vabbè, una battuta, Vasco. Padrone sì, di sì, casa. Sì. No, vabbè, grazie, Vasco. No, però sono d'accordo che stavi facendo un percorso. E proprio questo percorso. Oramai, scusa, ho preso questo trend. No, ecco. No, aspetta, io volevo chiedere invece quando sei andato a quel locale. Come si chiama quello che ora è un parcheggio? Sì, il Talent Scout. Lì poi, cioè, quei sogni che ti hanno promesso di farti la macchina dopo un anno, eccetera. No, ho comprato solo il videoregistratore. Ah, ok, non valeva. No, non era vero, non era un cazzo. Ma lì suonavi, che facevi? Facevo il frontman. Il frontman, però, ero il frontman cantautore perché cantavo le canzoni mie. Però, appunto, le canzoni mie non avevano mai avuto una... Cioè, io mi preoccupavo che la canzone dovesse succedere qualcosa. Cioè, la gente non mi conosce. Posso scrivere la canzone... Amore mio, che ti amo, tu lo sai, che cazzo mi sei in culo. Quindi pensavo ci volesse qualcosa, dovevo sorprendere, mettere delle battute, quindi per una sorta di urgenza. Io ho urgenza che la mia canzone arrivasse in quel momento. E sai quando ascolti le canzoni a Sanremo che dici: ma questa è brutta, poi dopo
la decima volta dice: ah, bella, bella. Io non c'avevo tempo di farmi ascoltare 10 volte. Cioè, tu avevi bisogno del feedback. Io ho bisogno subito, okay. Quindi dovevo fare delle canzoni immediate. E questa immediatezza l'ho ricercata sempre per cercare di. Infatti, una delle prime canzoni che avevo scritto, volevo scrivere una canzone d'amore, in realtà ho scritto Come sono figo, che era una canzone d'amore per me, però per convincere lei a, per dire guarda come sono figo, vieni qua, sono figo. Comandò? Lei l'hai convinta? No, mi sono dato la zappa sui piedi da solo nella canzone, perché ho preferito la battuta, te la faccio sentire, no. Vai. Non... E questa è una condanna, preferire la tipo battuta. Gli inediti questi qua sono le origini del mito. Allora... Giro di Sol, quindi immagina che urgenza ci deve essere. Giro di Sol è... Mi sveglio la mattina, vado al bagno e dico ma come sono figo, ma come sono figo, ma sono proprio figo. C'era anche lo strumentale. Insomma, c'erano tutti i motivi per cui ero figo e alla fine... Lei mi dice: un momento, ferma tutto, non lo vedi che sei brutto. Cioccola, 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 come sono figo. E ritornava. Quindi io ho dato precedenza alla battuta per far ridere, sapendo che l'avrei persa comunque. Quindi ho preferito l'applauso alla risata che alla ragazza, che è un po' come poi la storia della mia vita, a me non è che me. Cioè tutte le ragazze con le quali sono stato poi, quando hanno capito che io pendevo di più per, anche perché non ho mai come, ma tu allora preferisci la musica? Sì. Sì, sì. Ma che significa? Significa che la musica sì, te vaffanculo, che cazzo vuoi? Allora scelto, vaffanculo, vaffanculo, che cazzo vuoi? Quindi questo per me è sempre stata una sorta di legge, ma non ti sei mai innamorato? No, io ero innamorato, cioè, però l'amore non può essere ricatto, quello non è l'amore, l'amore che sotto ricatto è veramente, stai veramente dentro l'adolescenza più, te puoi portare l'adolescenza fino a 30 anni, è impossibile, rompi il cazzo a 30 anni, ma vaffanculo. Ok. No, non lo so, cioè avete... se sto sì, dicendo sì. Delle cose... Sì, no, non conosco la situazione, però immagino... Cioè, tu sei... No, dico nessuno la tua. Mai ricattato. Ma ricattato in che senso? Tipo, o me... O me o la... O la stand-up, o me o Tintoria, non te l'hanno mai detto? O me o Daniele Tinti. Questo sarebbe... tu esci con Daniele Tinti stasera? Ah, allora significa... No, significa un cazzo. Sì, questo Luca Ravenna ogni volta. Salutiamo. Ok, quindi a questo, qui lavoravi in questo posto e sì. Cantavi, ma c'era, quindi chi c'era, tu? Chi altro io, c'era? Io, Massimo Bagnato, una ballerina che cantava Cicale Cicale, e poi un all'epoca c'era il Gypsy King, c'era uno che faceva il cantante Gypsy, poi c'era un ballerino, un coreografo di colore, faceva tutte le coreografie e il pubblico rifaceva le coreografie, perché era un locale molto interattivo, alla fine salivano le persone sul palco, insomma il talent scout si chiamava, che secondo la format bisognava trovare qualcuno in grado, bravo a cantare, quindi oltre all'esibizione dei professionisti, e io ero tra questi, bisognava prendere anche uno dal palco e trovare un eventuale talent da sponsorizzare, da scoprire. E questo quanto l'hai fatto, questo lavoro? Tre, quattro anni, dal 94, 95, 96, 97, sì, fino al 97, 4 anni. E poi che è successo? Poi nel 94 ho fatto un provino, anzi no, in realtà è successa una cosa brutta, perché io avevo un gruppo che si chiama Dado le Pastine Brothers, e a un certo punto questi musicisti mi dissero, però... Io voglio essere sostituibile, io voglio fare, io non voglio. Io facevo tutto, scrivo le canzoni, trovavo le serate, organizzavo le prove, e dividevo tutto per 5. Ci davano 500.000 lire e io prendevo 100.000 lire come tutti gli altri, solo che io facevo tutto. Andavo in giro, portavo i manifesti. Volevo tantissimo
portare questo gruppo in giro. E questi a un certo punto si sono messi anche lì a ricattarmi, a dire però allora se fai così, no, allora se io non voglio, io questo giorno non voglio venire, sono impazzito, ho iniziato ad avere i tic nervosi, cioè, così facevano. E allora mio padre mi ha portato da un suo amico criminologo, ha detto portiamoci avanti col lavoro, lo psicologo non serve, andiamo direttamente dal criminologo che mi ha prescritto il Valium. Allora io ho preso il Valium e il giorno che ho preso il Valium mi sembrava Natale, perché io sì, te lo giuro, uscivo di casa e salutavo la gente, ciao, sai quando dici buon Natale, però non sì. Era Natale, quindi non potevo dire buon Natale, c'era quell'atmosfera di Natale e sembrava Natale, uscivo, ho preso l'autobus, io non ho mai preso l'autobus in vita mia, col Valium ho preso l'autobus ho preso l'autobus per andare quindi perché sentivo che il mondo era gentile, era proprio tutto Natale, tutto, capito? Era giugno, invece sembrava Natale e quindi c'avevo sta cosa. E però la sera io dovevo andare a fare un concorso di cabaret dove a un certo punto dovevo fare la rovesciata sul palco, cioè la ribaltata, non so, adesso non mi uscirebbe un'ernia, però all'epoca facevo, e col Valium non ce la facevo. Allora ho chiamato il criminologo amico di mio padre, gli ho detto senta dottore, guardi, io ho questo problema che dovrei fare delle operazioni, 40 gocce di Valium non mi aiutano, a parte mi sembra Natale, poi non. E lui mi ha detto senta, io non posso parlare con lei però per ogni cosa, quando c'ha tempo le prende quando ci avrà tempo. E io ho smesso di prendere le gocce e la sera ho fatto il concorso di Riso in Italy e c'erano 4 premi possibili da vincere, il premio prima sera, il premio della giuria, io ho vinto tutti e 4 e tutti i tic nervosi che c'erano, tutte queste cose, mi è sparito tutto, senza Valium, senza sostanze. E lì ho detto ma che cazzo, ma questo non è un lavoro, questa è la vita, questa è la mia vita. E da lì ho smesso di sentire Natale, è ritornato giugno, e era luglio, era il 7 luglio quando ho vinto Riso in Italy. Cade quasi l'anniversario adesso, insomma, di sì. Quel trofeo. Riso in Italy, e ai miei musicisti gli ho detto, va bene, allora mi avete ricattato? Adesso o si fa quello che dico io o ve ne andate tutti a fanculo. Quindi da lì è iniziato la carriera da solista. Da solista. Perché quello che dico io è abbastanza definitivo, insomma. Ma è lì che hai fatto in questo concorso, cioè per vincere tutti i premi? Che... Ma allora, onestamente, non mi ricordo. Mi ricordo che ero vestito di rosso e c'avevo le bretelle gialle perché ci tenevo molto alla geometria, ai colori. E poi parlavo di. Ah sì, facevo vedere dei cartelli, cioè i cartelli dei fumetti. Quindi ironizzavo sui suoni che sono riprodotti dentro i fumetti. C'era un suono che era Kapov, Rata Kapov. Quando... Ma che cazzo è nel mondo che fa Rata Kapov? Quando temerano, sì. No, quando sparano, sì. Rata Kapov. Io lo leggevo Kapow. Sì, però in realtà era una cioè era fatta da Bonvi che faceva la satira del rumore. Perché aveva tedeschizzato il rumore che era boom pov e l'ha fatto diventare Rata Kapov, quindi quel suono lì poi è stato in qualche modo preso anche da altri e messo, ma in realtà era un suono satirico, era boom, nessuno ha capito la satira dei bombi e l'hanno messo anche sugli altri fumetti, l'hanno messo come Rata Kapov, era per prendere in giro i tedeschi, era. Io credo di averlo letto non ironicamente, forse anche in qualche tex, secondo me mi c'è scappato qualche rata, perché nella mia vita ho letto dei Rata Kapov non ironici. Rata Kapov? Non lo so, Rata Kapov, boh.
Vabbè, comunque. Beh, aspetta un attimo, questi cartelli, ma sempre con cose cantate. Cioè, era sempre... No, era un pezzo di recitazione. Ah, ok. Però ecco, forse ricordo che mi hanno forse premiato perché io l'avevo imparato talmente a memoria che lo facevo molto bene, cioè lo facevo molto dritto, molto come ti posso dire, molto veloce, molto sicuro di me. Quindi questa cosa probabilmente ha fatto. E poi vabbè, c'è stata un'altra cosa che il giorno dopo mi ha chiamato il giornalista di Repubblica per farmi un'intervista e la segreteria telefonica, che all'epoca c'era la segreteria telefonica, nella segreteria telefonica c'era questo annuncio. Questo mi chiama e sente: rincombe la sergenteria teleferica del boomerang da voi tirato, in pesto lamento non prono in cassa, doppio il pugnale rustico, pitale lisciare in veste di massaggio e parete di capelli ramati, Croazie. Questo giornalista di Repubblica ha detto: guarda, scusa, sono di Gianmarco di Repubblica. Io gli ho risposto subito: no, aspetta, io adesso devi riattaccare e ti devo richiamare perché devo registrare questa segreteria, perché è la cosa più incredibile che ho sentito negli ultimi... perché io avevo fatto una sorta di presa in giro della segreteria, risponde la segreteria telefonica al numero da voi chiamato, in questo momento non sono in casa, potete lasciare un vostro messaggio, e ho fatto tutte parole che facevano rima e tu distrattamente senti che c'è quella musicalità là, quindi avevo in qualche modo messo in funzione, avevo fatto prevalere la musica del testo e non il testo. E lui questa cosa l'ha fatto impazzire, mi ha fatto una pagina intera su Repubblica. Il giorno dopo sembrava che io ero sceso sulla terra dall'aldilà, insomma, non lo so, era una... c'è stato, mi ha fatto molto piacere, insomma, mi sono spariti tutti i tic. Vorrebbero ritornare, secondo me stanno lì sotto aspettando il momento giusto. Dici che sono in agguato? Sì. Ma ce l'avevi solo in quel momento? Cioè solo in quel periodo? Solo in quel periodo. Ah. Chissà, magari a un certo mezz'ora di tic ti torna e ti fa, ecco dove stavano. Fine puntata magari. Fine puntata, se vuoi. No. E, senti, però allora c'è un momento a cui voglio arrivare, così la smetto di portare in giro questa cosa. Cioè che tu a un certo punto, cioè quindi cominci a fare il tuo percorso e arriva la televisione, non la televisione di oggi, la televisione di allora, The Real Deal, cioè sì, proprio il non plus ultra, e ti dice: Dado, vieni a fare la televisione. Allora io vinsi questo concorso, e nel concorso c'era un direttore di Rai che si chiamava Gambino, mi sembra, lo salutiamo, non so, e mi disse: guarda, stiamo facendo dei provini per il programma di Boncompagni, cerchiamo nuovi comici, vieni a fare il provino. E io ho fatto una scuola di teatro, insomma ero pronto, partii da casa con questo personaggio e andai proprio, guidai col personaggio e al benzinaio ho parlato come il personaggio, sono entrato come questo personaggio, e quando ho fatto questo provino ero abbastanza convincente, Boncompagni ha stoppato tutto, mi ha preso sotto il braccio e mi ha portato in giro per i corridoi della terra a farmi parlare con questo personaggio, perché era un avvocato che trattava male tutti, diceva, un avvocato di Mestre, che qualunque cosa gli dicevano lui era meglio di loro. Quindi era, ma lei chi è, cosa sta facendo, cosa ha preso all'università, come è stato, si è laureato? Ah, o no, con chi sto parlando? Allora! Si incazzava per tutte. Boncompagni ha sentito questo, perché io la prima cosa era quando ho iniziato proprio a incazzarmi con Boncompagni, e lui si è divertito tantissimo. E poi mi ha portato in giro, vai con questo, perché io non conoscevo nessuno, quindi lui, senza sapere chi mi stesse portando, naturalmente Boncompagni, immagina che cosa stava facendo Boncompagni, mi ha portato a fare tutta la direzione Rai, cioè tutti e io entravo e li sparavo a zero. Ma chi cazzo è lei? Allora, ma non guardi come è vestito, ma non si vergogna? Così facendo questo mestrino che... E lui è impazzito per me, e da lì abbiamo fatto questa piccola cricca iniziale di comici nuovi, tra cui Paola Cortellesi, Brignano, Lucia Ocone, Biagio Izzo,
Sergio Friscia, tutti quelli che poi insomma in qualche modo hanno fatto una carriera, insomma Compagni è stato veramente, aveva una grandissima forza nel capire chi aveva insomma un po' di qualità per andare avanti, andare anche oltre il provino, e quindi anche fare tanto spogliatoio insieme a loro, che sono tutti grandi amici. Adesso ho invitato Paola Cortellesi al mio spettacolo all'Orto Botanico domenica 10 e mi ha risposto, insomma siamo ancora molto, molto uniti, perché all'inizio eravamo sconosciuti e quindi poi ognuno ha fatto la sua carriera, chi più chi meno, e poi da lì è stato un crescendo totale, cioè diventava anche più, prendevi anche più sicurezza con l'establishment, sapevi che chi sta dietro erano funzionari e quindi tu eri la merce, e quindi come merce ti vai a proporre, e la merce c'ha una sua dignità, quindi io propongo mi propongo come articolo, e quando ti proponi come articolo sei uno che va rispettato. E ti proponevi da solo? Perché per un discorso abbiamo fatto prima nel backstage, tu ci parlavi di una figura che esiste una volta, era quella dell'impresario romano, sì, ma all'inizio, italiano, che... all'inizio erano tutti impresari, cioè infatti io mi ricordo ce ne avevo 10 di impresari. Buono. Tutti dicevano Dato, ma lo gestisco io, Dato, lo gestisco io, perché non c'era una stretta, cioè non c'era la firma, c'era una sorta di stretta di mano, io sempre molto carino con tutti, però non ho mai dato l'esclusiva a nessuno. E poi quando invece è successo di andare su a Milano a fare i provini, anche da Costanzo a fare provini, e a un certo punto... è capitato che io sbagliavo giorno a Milano per andare a fare il provino, e Sergio Sgrilli mi disse: no, guarda, ma tu non devi andare il mercoledì, tu devi andare il giovedì. Dice, perché? Perché cambia, il giovedì c'è una persona che invece che non c'è il mercoledì, e vedrai che cambierà. E quando fece il provino a Zelig, poi ho fatto il provino, me ne sono andato, e Gino e Michele mi rincorsero fuori dal locale dicendomi: guarda, noi spazio non ne abbiamo, perché era quello che dicevano tutti, però per una cosa come la tua noi lo spazio lo dobbiamo trovare per forza, quindi adesso non ti possiamo dire niente, però sappi che lo dobbiamo trovare. E poi per una serie di cose, ovvero come si chiama, Paolo Cevoli ebbe la diarrea e quindi c'avevano un buco, come lo chiudiamo? È così, chiamiamo Dato. Mi hanno chiamato: ma tu ti andrebbe di prendere un aereo? Dice, perché? Perché c'è Paolo Cevoli con la diarrea. Io ho benedetto la diarrea di Paolo Cevoli, sono andato là. E da quel momento era Zeli, faceva 14 milioni di persone. Di visualizzazioni, come direbbe, esatto. Mia figlia. 14 milioni di spettatori puntata, ogni volta che uscivi era come vincere Sanremo, quindi per me è stato un momento molto, ma quasi involontario, perché io quella cosa l'avrei fatta pure se c'era un milione di persone, cioè io, quello lì noi facevamo, io come tutti i miei colleghi. Tu hai fatto proprio la prima sera, hai fatto proprio il tendone in prima serata, sì, su Canale 5 con la Hunziker, sì. Quel momento com'è stato? Perché quella secondo me è una cosa irripetibile adesso, cioè appunto che vai a fare Zelig, che prima ti conoscono X persone e la sera dopo ti conoscono come artista X più 12 milioni. Sì, ma guarda, io qui a Roma facevo già nel 98 avevo fatto il 7 Show, e quindi avevo persone che mi fermavano per strada: oh guarda, c'è quello, quando te ribecco, fermo, quando te ribecco, se no era sempre quando te ribecco, che è come se dovessi morire girato l'angolo, quindi io c'avevo una sensazione speriamo invece di ribeccarci. E poi con Zelig, questo quando te ribecco invece è diventato per tutta Italia, cioè in Sicilia, a Forlì, e ancora dura, cioè a me mi presentano come quello di Zelig, ma no, non lo faccio da 20 anni. Quello di Zelig, direttamente da Zelig, no! Direttamente fa ridere, direttamente da Zelig, perché c'è una la provincia che è quella che dà l'energia all'Italia, che mette in moto, che così è molto conservatrice, quindi se una cosa è funzionata e screma, se una cosa è funzionata 20 anni fa e dopo non c'è stato nient'altro,
Allora è giusto dire direttamente da Zeiger. Se c'è una cosa più forte che verrà, la provincia la filtra, la prende e dice: quello a Zelig, adesso abbiamo quest'altro. Evidentemente non ci sta nient'altro. Sì, dopo. La televisione, il pubblico generalista non ha mai avuto poi un post Zelig, una cosa di un programma comico di quel tipo. Non c'è ma più ha fatto stato. La storia della televisione italiana. Sì. Insomma, fare 15 milioni di persone, più i picchi d'ascolto. Non c'è mai più stata una cosa del genere. Senti, e secondo te perché poi c'è stato anche un declino di Zelig? Ma perché l'offerta, quando tu dai una cosa nuova, cioè fai vedere dopo anni in cui non si vedeva più niente, non c'era Bagaglino, dai un programma comico con un linguaggio comico nuovo, cioè molto appartenente e contemporaneo al momento. Per questo io sono attratto moltissimo da questo periodo storico, vedere la stand up, vedere ragazzi di 20-30 che vanno a vedere voi che siete degli esponenti di stand up, perché c'è una comicità che si riferisce, un linguaggio comico che si riferisce al periodo storico. E questa è una cosa che molti non la vedono, pensano che sia tutto, vabbè, ma no, la battuta è uguale. No, non è uguale. Ogni periodo c'ha il suo linguaggio. E oggi il fatto che esista questo modo di porsi, anche a livello di tematiche, da parte... insomma, io ho visto dei video tuoi su YouTube che molti pensano, vabbè, è un comico, no? È completamente diverso. Cioè, per esempio, il comico televisivo, poi dovevi stare attento alla censura, fare le cose, fare i giochi di parole, pariva a tutti, devi mettere a fare una cosa per la TV generalista. Cioè, scoprire che durante uno spettacolo di stand up puoi parlare dei tabù, che in Italia proprio ci condiamo un'insalata di riso con i tabù. È una cosa meravigliosa che probabilmente un pubblico giovane, infastidito da questo sì, questo no, questo sì, questo no, si sente più libero a sentire uno che parla e dice: va bene, parliamo d'aborto, un comico. Aborto e comicità devono essere due cose lontane. Scoreggia e comicità sì, aborto e comicità no. Io sono nato in quella generazione là, ecco. Però se la comicità è un linguaggio, il linguaggio deve parlare di tutto. Se tu prendi un vignettista e il vignettista fa una vignetta su qualunque cosa sia successa, c'è stato il terremoto e fa la vignetta sul terremoto, ma ci sono i morti, vignetta sul terremoto, c'è stata una strage, il vignettista fa una vignetta sulla strage, la vignetta satirica parla di quello. La vignetta senza parole, sto sì. Parlando di... Quindi, sì. Quindi pensare che un comico non debba usare il proprio linguaggio per parlare di tutto è la cosa più sbagliata del mondo, e questo l'ho sempre detto. Poi il mio percorso m'ha portato in televisione, quindi mi sono dovuto adattare tantissimo all'opportunità che avevo. Dove sta su Rai 1, che fai? Vogliamo sentire il testo, io lo devi dare 3 giorni prima. Questa sì, questa no, questa sì, questa no. Perché questa no? Non vorrei che? Perché poi non so quali sono le vere motivazioni per cui ti dicono sì, no, l'opportunità. No, questa è meglio di no, lascia perdere, questo non è roba tua. E quindi... Sì, infatti, ma questo te lo volevo chiedere, se sei stato... Cioè... appunto hai subito delle tipo censure a livello... È l'opportunità, non si chiama censura, è opportunità. Tu stai su Canale 5. Certo. E il 95% dei spettatori di Canale 5 sono terrapiattisti. E gli puoi dire viva Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, evviva! Che cazzo so? Quelli pensano che Luca Parmitano sia un topo del Parmareggio e la Cristoforetti è una bestemmia veneta. Cristoforetti! Quindi devi stare attento perché guardano uomini e donne, perché il linguaggio di uomini e donne è perfetto, non esce mai dai paletti, a stronza, a mignotta, a testa di cazzo, ecco, perfetto, non esce mai da quel giro là. Però tu gli hai detto così, ma io volevo dire così, ma non hai fatto l'esterna, ma non hai... E poi a Zelig c'era la parodia delle cose pop che fanno su Canale 5.
Tipo nei live tu, cioè, ti permettevi più cose, oppure anche lì dici, siccome viene a vedermi il pubblico di Zenig, no, io sono magari... stato, no, io sono stato subito, appena uscito da lì ho fatto uno spettacolo che era un omaggio al teatro canzone di Giorgio Gaber, con la stessa impalcatura in scena dei musicisti suoi, perché amo molto il teatro canzone, quindi ho sempre in qualche modo sfruttato la popolarità per fare poi quello, per proporre al pubblico del teatro quello che vive a teatro, perché se tu porti a teatro una cosa televisiva, dopo 5 minuti il teatro muore. Se tu non c'è una regia, non c'è una... qualunque cosa porti di televisivo dentro uno spazio che c'ha una storia come il teatro si disintegra, il teatro si disintegra. Attenzione, sono andato a vederlo, bello, però due coglioni. Dopo un po', questo capita a tutti quelli che fanno un personaggio sempre quello, cioè vedere due ore lo stesso personaggio che ti fa una cosa. Sì, adesso c'è molto questa cosa anche con internet sul palco, e c'è anche a livello, diciamo, la transizione anche da internet alla televisione un sacco. Cioè, se dalla televisione al teatro non funzionava, adesso anche da internet alla televisione un sacco di volte non funziona. No, il web è ancora peggio, è selettivo ancora di più. Le cose che fai sul web, che io poi ho fatto tantissimo web, ho fatto un format che si chiama Dado canta la notizia, e mi rendevo conto di come gli argomenti pop, tra l'altro io facevo argomenti non pop e li facevo diventare pop con la canzone, quindi qualunque cosa succedeva c'era una strage e ci facevo la canzone sulla strage, che era il discorso del vignettista, e questa cosa ha in qualche modo appassionato molto il pubblico. Però ecco, non puoi fare un pezzo che fai per il web poi dal vivo, ogni posto c'ha il suo linguaggio. Il linguaggio del teatro è completamente diverso. Ti faccio un pezzo da teatro. Sì. Teatro canzone. Vi presento la mia famiglia, non si scappa, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori famosi perché hanno fatto pace, c'è posta per te, si sono rimenati da Mara Venier. Dalla vergogna lo zio Evaristo s'era nascosto, povero Cristo l'ha segnalato a chi l'ha visto. Il Ginetto che è sempre nel giro, spaccia la droga col nonno Palmiro, Striscia lo premia col quinto tapiro. Mio fratello con mia cognata a Temptation Island se l'è ritrovata a letto con Alto alla terza puntata. Da dove chiami, come ti chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, pronto, pronto con Berlusconi e con la Rai. Poi chi c'è nonna Samantha, uomini e donne over 70, la Cipollari in confronto a una santa. Zio Sebastiano che è terrapiattista, omofobo, bullo e pure razzista, è l'ida del debio come opinionista. Lo zio prete per fare del bene ha messo incinta le sacrestane e l'hanno inseguito per strada le liene. Mia cugina che è un puttanone ha avuto un trionfo la pupa e il secchione scambiando Saviano per Checco Zalone. Chiami, come ti chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, 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 tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, pronto, pronto con Berlusconi e con la Rai. Mio cugino che è gay dichiarato, al Grande Fratello è stato chiamato, dopo due docce ci ha ripensato. Mia nipote al marito violento, di denunce ne ha fatte 100, a quarto grado c'è il suo monumento. Barbara D'Urso ha fatto la ola quando in diretta la zia Gigliola si è staccata la spina da sola. E alla fine c'è mia sorella col meteorismo e la fiatella. È ospite fissa da Mirabella. Vi ho presentato la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia.
il bel paese sorridente dove si specula allegramente sulle disgrazie della gente. Da dove chiami, come ti chiami, stanno diventando tutti scemi. Pronto, 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 stanno diventando tutti coglioni. Pronto, pronto, pronto con Berlusconi e con la Rai. Molto bella. Molto bella. Questa è la mia cifra di riferimento, perché la canzone viene dal Teatro Canzone di Giorgio Gaber. Lui la scrisse insieme a Luisio, l'autore del pezzo, nel 1984. Io, a distanza di 38 anni, mi sono permesso di attualizzarla e quindi renderla contemporanea, cambiando tutte le strofe. Questa è in anteprima nazionale. Anteprima, sì, 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 in anteprima nazionale. In realtà l'ho mandata, per rispetto, l'ho mandata da Luisio, l'autore, per fargliela leggere. E, insomma, ho avuto dei riscontri abbastanza positivi, però insomma è sempre un po' fastidioso sentire uno che ti dice: oh, ti ho rifatto la canzone. Cioè, quello non poteva mandarmi a fanculo. Salutiamo la Rai e Berlusconi, perché Stefano, ancora dobbiamo farlo una carriera, quindi sì, adesso amici del podcast. In realtà podcast. Ci sono delle strofe in anteprimissima, non ho mai detto nessuno, che ho fatto sul web, tipo mia nipote, io e mia nipote facciamo i TikTokchi, ma se mi sbaglio a fare gli stacchi mi tratta peggio dei cuochi di vacchi. E poi l'ultima era poi mio figlio di nome Ivo, nato senza preservativo, oggi mi parla in corsivo. Quindi comunque si aggiornano sempre. Sì, sì, è sempre da aggiornare. Bellissima. Difficilissimo. Questo è il grande problema, tu sai, della comicità senza musica, è che poi la musica porta le cose su un livello e poi si torna. Adesso sentiteci parlare. Adesso sentite la parola. Le cose normali che esatto. Diciamo tutti. Esatto. La portata di... Sì, ma infatti è un grande errore che io ho pagato sulla mia pelle, perché un giorno feci un capodanno a forse 18 anni. E tutto contento, feci il trenino, feci ballare, feci, insomma, cose molto. Dai, adesso tutti insieme il disco samba. Finito il disco samba, dico: bene, adesso però voglio farvi sentire un pezzo. Mi hanno schizzato spumante addosso, non gliene fregavo in casa. Ho detto: c'è qualcosa che non va nella scaletta. Ho sbagliato, l'ho imparato sulla mia pelle. Cioè, non puoi mettere qualcosa che stimola l'adrenalina, la musica, e poi dire: buonasera, allora aspetta, adesso torniamo un attimo. Zitti, zitti, grazie. Senti, facendo tu comicità con musica, a un certo quanti... Adesso la musica al mio spettacolo è molto di meno, è sempre di meno, sempre di meno. Allora, anche perché Comedy Central non vuole la musica. Comedy Central non vuole la musica, perché Comedy Central ci tiene la stand-up comedy, infatti poi voglio arrivare alla stand-up comedy. Però ti voglio dire, mi sai fare una stima di quanti matrimoni ti hanno chiesto di fare? No, ma i matrimoni non l'ho mai fatto. No? Ah, perché io pensavo che tipo magari 30 anni fa... ma te l'hanno mai chiesto neanche? Certo, me l'hanno chiesto, qualcuno c'è anche riuscito, ma il matrimonio... rimasi scioccato da uno scherzo a parte che fecero a Renzo Arbor, okay. Lo chiamarono matrimonio e poi lo fecero salire sul palco i bambini che giravano intorno con... E lì ho pensato, ma pure quello non è il posto giusto per andare a esibirsi. Il matrimonio vive in un altro linguaggio. Sono gli sposi, evviva! Devono essere tutti contenti per un altro motivo. Andare a fare lì per forza. È stato un periodo in cui il cabaret andava talmente di moda che pure se c'era l'inaugurazione della farmacia ti chiamavano, arrivava la gente, oh, ho trovato una serata. Dove? Lì ci aprono una farmacia. E che cazzo, devono fare? Sì, perché loro hanno messo il rinfresco. E poi pensavo: rinfresco, c'erano le aspirine con la maionese. Valium tornava, magari poteva essere utile.
Senti, questo approccio, perché la prima volta che ti ho visto era una serata al Monk, quando Pietro Sparacino aveva organizzato la serata la Via Crucis, ci siamo incontrati là. Questo tu hai fatto un pezzo di repertorio. Ho fatto un pezzo di repertorio perché non mi dovevo esibire, e poi non c'era giardino, e Piero mi ha detto sali, io sono salito solo perché ho un pezzo di repertorio. Tu invece c'hai un pezzo fresh, come Cevoli aveva la diarrea. Esatto, esattamente. È salito al posto suo. Ho scritto un pezzo apposito, no, vado lì proprio per questo, per testare se oggi dovessi ricominciare a fare sto lavoro sarei capace o no. E come te lo senti questo passaggio, appunto, come dici, è un linguaggio diverso la stand up comedy per un pubblico che si aspetta anche un linguaggio diverso? Allora, io devo dire che quando ho cominciato avevo dentro di me questa fonte un po' da brigatista, no, del linguaggio, perché lo stand up va un po' oltre i tabù, parla con leggerezza di cose per le quali nessun professore, nessuno, tutto. E quindi io facevo questa battuta negli anni 90, e dicevo: buonasera, come disse il gallo pedofilo, se famo d'uova? E i miei colleghi dicevano: ma che sei pazzo? Ma che sei pazzo, Dado? Ma che cazzo stai a dire? Ma perché dici questo? Perché mi piace fare vedere un po', sfrontare i tabù. Mi piace. No, ma tu non devi dire, ma togli, c'hai altre cose. Quindi proprio in qualche modo fomentato dai miei colleghi, ma più grandi, con più esperienza, ho detto lascia perdere. Quindi probabilmente dentro di me, che ho sempre in qualche modo precorso un po' i tempi, io sono sempre stato uno stand up anti-litteram, insomma, un po' in un periodo in cui non esisteva ancora, non esisteva in Italia in realtà, c'è sempre stata. Io anche grande appassionato di Eddie Murphy, quando faceva Nudo e Crudo nel 1984, me lo vedevo e avevo imparato i monologhi suoi a memoria, quindi vengo da quell'estrazione là. E come te la senti? Cioè, nel senso, quando sali sul palco adesso e dici vabbè, mo provo sto monologo, rispetto a... Sento la differenza del pubblico. Voi avete un pubblico da 20-30, sì. I miei tutte testa bianche. Se le stesse battute le fai in mezzo 20-30 hanno una reazione, le stesse battute fatte con le persone più grandi non c'è la... Non sono abituati, non conoscono lingua, perché sono comunque tutti ostaggi di un retaggio culturale completamente diverso. Cioè una nazione dopoguerra che è nata con dei paletti, tu oggi glieli togli subito, glieli togli tutti, e la gente impazzisce. E non sono pronti. Tu, nello scrivere delle certe cose, come li trovi? Cioè, li trovi più a tuo agio, oppure dici devi sforzare? In realtà da sempre mi piace girarci intorno al tabù, quindi i miei spettacoli al teatro sono sempre stati con degli argomenti che parlavo dei tabù. Io non ho mai fatto rapporto uomo-donna, io, cioè, sono sempre stato un comico. Tutti i comici di capo: oh, perché lei sta te riga la macchina al capo, la porti fuori a scena, te magna quello e quell'altro, io ho pagato e manca la sega, tutte queste cose. No, tutto sto mondo io non ci sono mai riuscito, perché non mi sembrava, a parte mi sembrava di copiare gli argomenti degli altri, no? E allora ho cercato altre fonti di testo, altre fonti proprio di focus completamente diverso. E quindi sono sempre andato, per esempio, il mio primo spettacolo si intitolava Onesto ma non troppo, e parlava dell'onestà dell'uomo, no? Di come l'uomo dice di essere onesto e poi in realtà la società in qualche modo ti convince a fare una serie di eccezioni che tutte sommate alla fine sei il figlio della mignotta peggio degli altri. E questo mi interessa come argomento, l'uomo che esce con una donna e c'è differenza, grazie a cazzo c'è differenza. No, mi sembra tutto molto ovvio. Io ho visto su YouTube quel pezzo che diceva lui della Via Crucis, e anche lì il fatto di parlare di religione, cioè, com'è? È diverso rispetto a quello che fai forse. Sì, no, la religione non l'ho mai fatto. Io l'unico pezzo che facevo di religione in piazza, dicevo mia nonna è talmente religiosa che cintura nera di messa, terzo Dan, fa collezione d'acqua santa,
quella a forma di le bottigliette a forma di Madonna, c'è cioè la Madonna da mezzo litro, la Madonna da un litro, la Madonna da un litro e mezzo, la tanica a forma di San Giuseppe per le ricariche. E quindi prendo in giro, però ecco, sul rapporto familiare, così, e nelle piazze quando ci sono delle signore, senza per evitare di offendere, perché se tu, per esempio, io faccio una battuta dicendo, sempre in questo monologo, cioè questo monologo dicevo a un certo punto, e poi mia nonna cambia tutti i proverbi, quindi dicevo, non è bello ciò che è bello, ma è bello Gesù Cristo. Non è... Dimmi un proverbio. Tanto va la gatta all'ardo. Che ci trova Gesù Cristo. Cioè, mia nonna metteva... A un certo punto, io facevo questo gioco che mia nonna metteva Gesù Cristo in tutti i proverbi, quindi mi insegnava da piccolo questa cosa. Che non è vero, era una grossa caricatura, però era abbastanza verosimile. Che una donna ipercattolica. Ma... E a un certo punto dicevo, la battuta mi piace moltissimo. Chiodo. Scaccia chiodo. Ma casca Gesù Cristo. Oh. Su questa sulle altre ridevano tutti. Su questa. Se si fa male, dici. Perché comunque però già soffriva in su partenza. Su questa cioè, battuta vedevo la piazza. Così. E pensa come sono io. Siccome ho capito di dover togliere questa battuta, ho tolto tutto il monologo. Cioè non ho più fatto. Perché secondo me è giusto finire con la battuta delle battute sopra, e vedevo che la gente si irrigidiva, perché probabilmente, ma chi sei tu per dire di giocare su Gesù Cristo, tu nonna, e poi a un certo punto fai cadere Gesù Cristo col chiosco, non ti puoi permettere una cosa, ecco, questa è la differenza. La stand up la può fare, probabilmente ci si diverte, io no. Sì, anche perché che poi sta, perché se cade comunque si salva. No, perché poi esatto, no. Nella stand up, cioè, può arrivare al punto che qualcuno poi l'ha dovuto togliere, cioè sti chiodi li hanno dovuti togliere, quindi c'è un fatto storico. Chiodo, scaccia chiodo e cade Gesù Cristo. Ma qua se rimane là invece, cioè, comunque. Vedi, infatti, questa è la differenza di linguaggi. Allora, siamo quasi in chiusura. Sì. Io poi ti volevo chiedere se ti andava di fare un'altra canzone. Sì, sì. Però prima, quanto abbiamo fatto? Io sono. Guarda, sono le 11. Tu sei 11. Porca troia, sì, andiamo. È volato il tempo. Infatti. Ho parlato troppo? No, ma che scherzo. Ma io c'è una prima che tu fai la domanda sulla droga, sì, come, per esempio. C'è un'altra domanda sulla droga, quindi. Mamma mia. No, c'è un'altra domanda, perché prima ne parlavamo, non abbiamo parlato, a me però mi interessa. Tu c'hai adesso un problema di regime alimentare, sì, mi dicevi, cioè che sì, non puoi mangiare delle cose. Dal 22 giugno fino al 30 settembre, perché io se non mi metto dei paletti nel calendario non sto bene, quindi mi sono proprio forzato. 22 giugno, 30 settembre, tre cose, una colazione, una pranzo e una cena. E l'anno scorso ho perso 12 kg con questo regime alimentare, e quest'anno devo andare nella stessa direzione. Poi li riprendo, fino a giugno dell'anno prossimo li riprendo. Ma è una cosa tua, però, cioè per te, per stare bene tu, cioè nel senso, non è che c'hai, ti hanno detto non puoi mangiare. Perché sono da un dietologo, ho detto no, perché lei dovrebbe fare movimento, sta fuori. Questo era tutto secco. Scusi, dottore, però lei dice devo fare movimento. Io non mi muovo, sto sul pulmino, faccio le serate. Scusi, ma lei sta qua tutto il giorno, che movimento fa? Vabbè, che c'entra? Io sto qui fermo tutto il giorno, così. E che mangia? Che c'entra? Ha aperto il cassetto, c'ha due arance. Mangia questa. E dice, allora, vedete che non ci stanno le diete, ci sta che non devi mangiare. Non devi mangiare. Fammi vedere che cazzo mangi te. Non è il dietologo che dice no, devi fare questo in base. Fammi vedere che mangi. Sei secco? Fammi vedere che mangi. Perché la Hunsinger, che era sempre così, mangiava riso in bianco e lo lasciava. Mangiava riso in bianco e lo lasciava. Manco, cioè, e quindi noi il tacchino ripieno di Paolo Rossi. E adesso che mangi? Perché io, cioè, ti spiego, io ho il colesterolo alto e devo capire che mangiare. Però vuol dire so che già ti sei fatto l'analisi? Sì. Ma io. Te ne fai? No, se mi faccio l'analisi e do la possibilità a qualcuno di dirmi che cazzo c'ho. Ah, quindi previeni anche questo. Ah, no, ma ti guardi allo specchio, perché tu sei quello che mangi. Quando mangi troppe patatine fritte, dopo un po' se ne accorgi. Ti guardi allo specchio.
sembri un po' un fritto misto. Quindi ho smesso, mi sono gli ultimi giorni intorno al 22 ho fatto l'ultima proprio una fiamminga, le patatine fritte con la maionese qualcosa, e poi ho smesso, ho detto che ciao, arrivederci. Ci rivediamo a ottobre. Adesso quindi anguria. Anguria a pranzo, una frutta a pranzo, frutta. E una fetta di pane tostato integrale la mattina con la marmellata, e la sera proteine, ma anche tristi, cioè tipo il carpaccio di Bresaola, praticamente. Senza grana, senza niente, ci mancherebbe. No, grana, che sei morto. No, infatti. Così. No, ma poi andarsi a pesare, scoprire che scendi, è una soddisfazione incredibile. Cioè io mi sento veramente uno che raggiunge un obiettivo. Raggiunge obiettivi è una cosa bellissima, penso per tutti. È la sconfitta che tutti conosciamo molto bene. Che non riesci a fare un cazzo nella vita, è questo che ti porta invece a dire vabbè, allora se ci riesco chi mo fa altra fiamminga, vai, quindi vai avanti e perseveri nell'errore, nella sconfitta, perché sconfitta porta altra sconfitta, invece vittoria porta vittoria. Ecco, io sono felicissimo, ogni giorno vedo mezzo chilo di meno, mezzo chilo di meno. Sto 2 settimane, ho perso 4 chili. Mi peso. Ma c'è il dietologo però che ti segue pure? No. Ah, ok. No, feci una dieta così anni fa e c'avevo un nutrizionista che mi seguiva. Praticamente era ancora peggio, era tipo colazione, una fetta biscottata, pasta in bianco condita con a crudo e sera proteine. Quindi ancora peggio, era proprio tristissimo. Però io meglio l'anguria, dice. Ho imparato tante cose da quella, per esempio che la carne di maiale è carne bianca, che si può mangiare. Ah sì? Sì. Non so. La carne di maiale è bianca, è come il tacchino, insomma, funziona così. E poi ho scoperto per quale motivo i maiali sono castrati quando vanno al macello. Perché se non li castri puzzano d'orina. Quando muoiono rilascia il... Perché mi sono informato, poi sono abbastanza. Cerco di capire un po' le cose. Infatti, faccio molte domande quando c'è una cosa nuova. Infatti, almeno ho delle persone che non mi sopportano, tipo il mio avvocato, il mio commercialista, che hanno paura che io li smaschero, no? Che in realtà fanno un cazzo. E quindi, quando faccio domande, cioè quando tu fai un lavoro di consecutivo a una laurea. E in 5 minuti di formazione, io che sto a fare il giro di do, mi spieghi che stai facendo per fare il tuo lavoro, vuol dire che quella laurea non serve a niente. Se in 5 minuti mi rendi edotto di una in 5 minuti io riesco a capire che stai facendo e ti do dei consigli io a te, vuol dire che quello non è un lavoro, quella è una truffa del cazzo. Io odio profondamente i commercialisti, non riesco a capire il commercialista. Commercialista, io ho avuto a che fare con dei commercialisti e ho detto: ma scusa, perché non fai così? Non ci avevo pensato. Non ci avevi pensato? Ma sei a testa di cazzo, come non ci hai pensato? E me lo trovo di io che... come sono fico, no, testa di cazzo. Io poi mi cresce veramente un rancore profondo, perché tra l'altro ce lo devo dare per forza al commercialista, perché è il sistema monetario italiano che mi costringe ad avere uno che mi conta i soldi a me, del lavoro conta i soldi miei, quindi tu dovresti essere una sorta di schiavo, cioè se ci fosse io ho la mia attività che è il feudo e tu sei uno schiavo che entra, tu dovresti stare con la catena al collo, questo è quello che ho guadagnato, se te ne prendi una te tagliamo la mano. E che guadagno io? Guadagni il fatto che mi puoi contare i soldi, ti puoi raccontare in giro, puoi raccontare i soldi, ricordi, conti i soldi di Dado, questo è il tuo compenso, testa di cazzo. Mamma mia, se lo facessero tutti coi commercialisti smetteremmo di avere i notai. Mamma mia, il notaio, quanto mi stanno sul cazzo i notai.
No, ma lo dico chiaramente anche in telecamera, non ho nessun tipo di commercialisti, notai, figure retoriche della società. Non serve a un cazzo. Ok, io volevo solo sapere che mangiavi, però. Perché ci siamo arrivati? Non lo so. Ah, per il dietologo. Ah, per il dietologo. Figure eroiche, pure il dietologo è una figura retorica. Ti gira, no, ti ho fatto, ho prescritto qualcosa. No, ma cazzo, magna di me, non rompi i coglioni, lo faccio io da dietologo. Oh, allora, questa rabbia che c'è qui. Se non ci fosse, non saliresti sul palco. Pure tu. È vero. Pure tu. È vero. C'è una rabbia. Un'urgenza di dire delle cose che non sei riuscito a dire. E anche perché le cose ti colpiscono di più se sei arrabbiato. Se la fai, io, ah! E quindi la noti. Ma questa rabbia, a volte, per placarla, se non c'è il palco, ci sono dei rimedi naturali. Devi sapere che Tintoria è il podcast della legalizzazione. Io prima chiedevo a tutti gli ospiti cosa ne pensassero della legalizzazione della marijuana, però ho smesso di fare questa domanda perché non mi dava soddisfazione. Quindi la domanda che faccio adesso, che faccio anche a te, è: che rapporto hai, se ce l'hai, con la marijuana, o se ce l'hai avuto, e essendo tu un artista, se secondo te c'è una correlazione tra uso della marijuana e creatività? Allora, io non sono uno che beve, che fuma, quindi mi dà fastidio la sigaretta, anche l'odore del sigaro, tutto, quindi sono molto purista, ma non per un'esigenza proprio mia, mi dà fastidio sentirmi l'alito che puzza, no? Quindi, non per la canna, può essere sigaretta, canna, però ecco, insomma, il fatto che curi in maniera legale molte patologie, la marijuana, che insomma chi ha attacchi epilettici può assolutamente ricorrere alla marijuana, non so se c'è, se si chiama farmaceutica, sì, no? Sì, su prescrizione, perché è un antidolorifico naturale, quindi il fatto che qualcuno abbia deciso, usando una battuta di un comico che non ricordo il nome, che Dio abbia fatto delle piante illegali. Dio ha detto, no, cioè Adamo sta così, fa l'inventario di tutte le cose, poi questa e si è sballato ciucciando la marijuana. No, non lo so, cioè il fatto che qualcuno abbia deciso per te che quella è illegale è un altro fastidio. Il fatto che poi qualcuno le dica ma se te ne fumi troppa è una presa per culo, perché allora pure se te mangi un chilo di fragole poi stai male rispetto a 10 canne è sempre lo stesso discorso, quindi la droga però quale droga? Perché ci stanno anche le metanfetamine che te portano. Io col Valium, insomma, io mi sono sentito drogato veramente, mi sembrava Natale, cioè io non voglio più essere così scollegato dal tempo, dal calendario. Cioè, assumere una sostanza che penso che sia peggio, no? Il Valium, 40 gocce. Penso di sì, non ho mai sperimentato il Valium. Così. Quindi io mi sono veramente spostato nel tempo. E quindi ho sempre preferito avere una lucidità mia, però immagino che chi non ce l'ha e chi deve in qualche modo sopperire, ben venga. Io quando, purtroppo è passato un po' di anni, però mia madre stava molto male nell'ultimo periodo della sua vita, aveva dei grossi dolori, la farmacia gli doveva dare delle cose. Io prima cosa che ho fatto ho chiamato tutti gli amici potenziali fornitori, ho detto facciamo una torta per mia madre, io volevo fare la torta di marijuana per farla star meglio, perché l'ultimo periodo proprio dello stato terminale io la volevo in qualche modo aiutare, sapevo che era un grandissimo toccasana a lei, assolutamente no, ma che sei matto, no, non ha voluto assolutamente, però gli avrei fatto una crostata di marijuana subito. Mai fatto, mai preso, cioè sapendo il mito, cioè conoscendo il mito della marijuana. Quindi sono affascinato da una parte, non pratico, ritengo che quando ci sono interessi, poi il fatto che società farmaceutiche non l'hanno messo, oppure probabilmente mettono estratti di marijuana dentro alcune medicine, penso facciano questo. Questo non lo so.
Questo non lo so. Però se c'è un principio psicotico, il THC, come si chiama? THC. Il THC che ti porta, ti fa, non so che, quali sono le... Ah, però devo dire una cosa, che io mi feci una canna tipo a 15 anni con un amico mio e per accontentarlo feci finta che mi aveva fatto effetto. Sì, sì. Lui stava dietro il divano, faceva così, pim pim, e io, pim pim, pure io gli facevo finta di sparare con un mega boy. Però io mi ricordo perfettamente che era lucidissimo e che lui si chiamava un coglione e io... Ha detto a sto punto a secondo la coglionaggine. Vabbè, però insomma non mi ha mai attirato più di... però perché non fumo anche le sigarette, però non è che sono contrario, cioè tipo io non sono uno che si fa manco i tatuaggi, cioè non c'ho un tatuaggio, non... però non è che se vedo uno con i tatuaggi dico ammazza che stronzo questo, si è fatto buca la pelle, no, anzi non guardo, dico, alcuni sono belli, altri un po' così. Alcuni sono... No, io ho paura del tatuaggio su, perché il tatuaggio muta insieme a te, no? Quindi tu ti fai, che ne so, Che Guevara a 20 anni e poi ti diventa Marisa Laurito a 50. Corsica. Beh, grazie alla risposta. Visto che poi ti va di fare un'ultima canzone. Come no? Però non so quale. Mo vediamo. Quella che ti ispira di più. Di commiato. Bene, mi è rimasta l'accordatura come si deve. No, sto pensando se farne qualcuna un po' scioccante, se ce l'ho. Qualcuna. Ah, che sa. Al massimo ci dissociamo, Se io potessi avere 1 milione al mese, una ragazza che mi vuole bene, col cazzo che ora sarei qui. Continuate l'applauso per favore. La canzone un po' di tutti, ci sta, non è bellissima. Ci sta, la più bene, bella canzone per concludere la puntata. Dado. Grazie. Continuate l'applauso anche per Stefano Rapone, per Snodo che ci ha ospitato, per voi che siete venuti. Se posso approfittare e lanciarla, vai. Lì, io il 10 di luglio, cioè domenica prossima, faccio uno spettacolo all'Orto Botanico, che è un posto molto bello, molto bello, una bellissima programmazione di Michele La Ginestra. E niente, mi ha inserito dentro questa cosa. C'è uno spettacolo nuovo con tanti pezzi, tra i quali anche alcuni pezzi di che io chiamo la svolta stand up, perché io dentro lo spettacolo dico che la faccio solo per piacere a mio figlio. Io ho un figlio di 16 anni che ho scoperto, ma questo è vero, non è brutto, non è un inventato, che lui mi dice: ah, papà, tu non mi sei mai piaciuto. Io non ho mai riso alle tue battute, a me mi piace la stand up. Allora io gli ho detto: vabbè, esiste la stand up, però esiste pure quello che fa papà da 30 anni, per il quale tu c'hai il soffitto sotto il quale dormire, che si chiama satira di costume. Ah, papà, senti che ha detto, a satira di costume, ma che è sta frociata. Mio figlio mi ha detto che il mio lavoro per lui è la frociata. Quindi io per riscattarmi mi sono cimentato in questa cosa e spero di essere poi all'altezza anche di un pubblico un po' più nuovo. Quindi 10 luglio all'Orto Botanico. Pensa, 8 giorni dopo io sono a Villada, il 18 luglio. Bellissimo. Se vuoi venire, anche voi se volete venire, a lui offro il biglietto, a voi no, pagate. Quindi 10 e 18. E 18. E tu se vuoi. No, io non ho niente da dire, già che siete venuti. Siamo qua. Va bene così. Grazie mille di nuovo a tutti, un altro applauso a Dado. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.